Anche nel 2018 scatta la grande carovana del Giro delle Miniere, la corsa ciclistica a tappe più attesa dell'intero panorama ciclistico isolano, giunta alla 19esima edizione. Il format è ormai quello consolidato su 3 tappe con classifiche a tempo e non più a punti come era stato nel recente passato. Quest'anno tappa designata per l'apertura del Giro delle Miniere è la cronometro da Gornos Fanadiga a Pabilloni, su un tappeto di 12 km in cui a fare la voce grossa saranno assolutamente i cronomen, anche perché in palio ci sono le maglie tricolori di specialità. Luigi Magia, siamo alla vigilia della partenza ormai della prima tappa del Giro delle Miniere, 19esima edizione, però immagino che l'emozione sia sempre la stessa, sempre quella della primissima edizione di questa corsa. Probabilmente anche di più, perché ci siamo accorti che più va avanti la manifestazione, una manifestazione che sta continuamente crescendo, quindi le responsabilità aumentano in maniera esponenziale, quindi è chiaro che anche la tensione è sempre maggiore, perché devi accudire a tante cose. Ricordo che la prima edizione partimmo 38 partenti, non pensavo che si arrivasse a questi numeri, che ormai sono numeri incredibili per quanto riguarda la Sardegna. Grande emozione alla vigilia di questa prima tappa, anche perché si assegnano le maglie tricolori a cronometro. La Federazione Ciclistica Italiana ha rinnovato la fiducia nei confronti della Montepone. Una bella soddisfazione, perché riusciamo ogni anno in un modo o nell'altro ad avere, non ogni anno ma molto spesso, ad avere delle prove di campionato. La cronometro poi è quella che ha i numeri maggiori, insieme a quella del 2016 dove ci furono oltre 160 partenti, confermiamo quest'anno gli stessi dati, gli stessi numeri rispetto all'edizione del 2017 che si svolse su nella penisola con appena 80-90 partenti, e ci fa capire quanto lavoriamo, quanto bello è organizzare una cronometro. Rimaniamo sui temi di questa prima tappa, abbiamo detto un tappeto di 12 km, dobbiamo attenderci magari medie orarie record e anche tempi record quest'anno? Assolutamente sì, la giornata è splendida, c'è un filo di vento, i 12 km sono leggermente a scendere, quindi è per i grandi passisti. L'anno scorso furono medie elevate intorno ai 54 orari, quest'anno penso che confermeremo quelle date lì, anche le medie lì, anche perché i migliori e i pretendenti sono i Nannetti, che fece il miglior tempo, Antonio Marongiu per quanto riguarda i sardi, sono i grandi favoriti. Dopo 2 anni torna a dar lustro al Giro delle Miniere anche Michele Pittacolo. Michele, ormai possiamo dirlo, amico della Sardegna. Sì, ringrazio per l'invito di Luigi Mascia. E ieri quando sono arrivato mi hanno visto anche a Villa Massarza, mi sentivo trattato come un re, tutti si sono ricordati di me e questa è una cosa che fa molto piacere. E poi voi siete i sardi sono molto ospitali e cercano di promuovere il turismo e cercano di dare ospitalità a tutti quelli che vengono, insomma. Per te c'è stato di recente un brutto incidente dopo una gara, questo però non ti ha fermato, sei tornato subito a correre e anche a vincere. Sì, l'altro giorno un'infermiera mi ha detto ti manca la scheda, fai l'abbonamento, sei sempre tutto quello che ti è successo a te. Questo è comunque una battuta. E ho avuto un grave incidente l'11 marzo, ho fatto la Gran Fondo del Po a Ferrara e dopo l'arrivo mi sono trovato l'ambulanza in mezzo alla strada, l'ho centrata e ho avuto parecchie fratture, 8 costole, trauma cranico, pneumotorace, sublussazione alla spalla. I miei tempi di recupero sono stati eccezionali, ho stupito anche i medici, ma tutto perché dentro di me io sono un combattente e poi io ci tengo quest'anno, perché il 5 agosto c'è il mondiale a casa mia
a Maniago, nel mio amato Friuli. E per ogni atleta penso che sia al massimo vestire la maglia della propria nazione e partecipare a un mondiale. E poi, come ho detto prima, nella mia terra, questo qua mi ha dato la spinta per cercare di recuperare al meglio. Io ho seguito questo giro delle miniere per cercare di trovare quel colpo di pedale che in questo momento non ho per la lunga malattia che ho fatto. Anche se la tappa di Villa Massaggia, mi dicevi, fa gola anche a te. Sì, fa gola a me. Oggi vengo a fare la crono, la faccio in tranquillità. Infatti non ho neanche partito la bici da crono, perché sabato che l'ho fatta a Francavilla al Mare, che l'ho vinta nella mia categoria C4 paralimpica, l'ultimo giro ho sofferto dai dolori impressionante, perché mi faceva male, facevo fatica a respirare. Domani cerchiamo di fare una bella gran fondo e poi io ci tengo a far molto bene a Villa Massaggia, perché è una tappa adatta alle mie caratteristiche. La terza Coppa Città di Pabillonis, tappa d'apertura designata per l'assegnazione del campionato italiano FC a cronometro, scatta all'ingresso del centro abitato di Gonnos Fanadiga. I corridori si lanciano a tutta velocità sulla strada provinciale 72. Il percorso è completamente pianeggiante e composto per intero da lunghi rettilinei, a eccezione di una curva a 90 gradi a 250 metri dall'arrivo, situato in via Foscolo a Pabillonis. La tappa fa registrare un numero record di partenti, sono ben 160 infatti i ciclisti a scattare dal castelletto di partenza allestito in Piazza Mercato a Gonnos Fanadiga. La pressoché totale assenza di vento esalta ulteriormente le caratteristiche dei cronomen, a cominciare dagli specialisti più attesi, ovvero quelli del Team Bike Ballero. La squadra grossetana infatti monopolizza il podio di Pabillonis. Ad aggiudicarsi il miglior tempo nella crono d'apertura del Giro delle Miniere 2018 è Luciano Pasquini, che completa i 12 km di percorso in 13 minuti e 54 secondi, alla media di quasi 52 km orari. Staccato di una manciata di secondi il compagno di squadra Sergio Sinesi, che ferma invece il cronometro sui 14 minuti e 11 secondi. Sul gradino più basso del podio, Giampaolo Codebò del BC Store Cycling Team con 14 minuti e 13 secondi. Primo tra i sardi, Eros Piras della Tecnobike, classificatosi in settima posizione e vincitore della maglia tricolore nella categoria M1. Da segnalare inoltre l'ottimo tempo fatto registrare da Michele Pittacolo. L'atleta friulano, già campione del mondo paralimpico nel 2014, chiude con l'undicesimo tempo assoluto in 14 minuti e 46 secondi, pur non potendo utilizzare una bici da cronometro. Assente invece uno degli uomini più attesi, ovvero il vincitore uscente Matteo Magia, fermato in extremis da un attacco influenzale.
percorso che si prestava alle mie caratteristiche e per questo ho potuto esprimere ciò che è nelle mie corde. Chiaramente avevo una buona condizione fisica, altrimenti non avrei potuto fare quanto di meglio. È andata bene. Io nella mia stagione prediligo il cronometro, ho lasciato le gare su strada in circuito specialmente perché ebbi un incidente grave e scelsi appunto da fare solo cronometro dove c'è meno rischio. E mi ci sono dedicato da alcuni anni e riesco a ottenere sempre buoni risultati, perciò è una preparazione che dura tutto un anno. Con un picco sono riuscito ad avere questo picco di forma in occasione del campionato italiano. Società nata per onorare la memoria del grande Franco Ballerini, il Team Bike Baller è ormai di casa in Sardegna, come si evince dalle parole del capitano Enrico Grimani. Innanzitutto io devo fare un ringraziamento a Luigi e a tutta l'organizzazione che è impeccabile, perfetto. E poi anche perché è anche una gara che fa per ricordo di Franco Ballerini, che nelle nostre maglie, come ben vedete, lo portiamo nel cuore. E risultati, abbiamo la fortuna che ho dei compagni fantastici, vanno forte, poi con le gare contro il tempo è un team che è nato proprio per le gare contro il tempo e hanno ottenuto dei buoni risultati. Qui è spettacolare perché ti dà proprio l'idea di come tira il vento, anche se dalle mie parti in Maremma abbiamo il vento e si chiama il vento della Sardegna. La cerimonia di premiazione sul palco di Pabillonis si conclude con l'assegnazione delle maglie tricolori a cronometro. Nella categoria Elite Sport vince Alessandro Diomedi del Centro Bici Team Terni, nella categoria M1 Eros Piras della Tecnobike, nella categoria M2 Ovidio Pilia del gruppo sportivo Runner, nella categoria M3 Sergio Sinesi del Team Bike Ballero, categoria M4 Alessio Freschi Team Bike Ballero, categoria M5 Luciano Pasquini Team Bike Ballero, categoria M6 Mario Giuseppe Fundoni, SC Lovudoro, categoria M7 Salvatore Toscano, breviario Bonate Sopra, categoria Woman 2 Elisa Rigon Roma Ciclismo, categoria Woman 1 Elena Barbagli Ciclistica Senese. Il Giro delle Miniere si conferma ancora una volta un appuntamento cardine della stagione ciclistica isolana. Ma sì, peraltro è uno dei pochi grandi eventi a carattere nazionale che sopravvive in Sardegna. Sopravvive soprattutto per la mancanza di fondi e per una non programmazione pluriennale da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ente indispensabile per poter organizzare eventi di questo tipo. Oggi, oltre all'inizio della prima tappa, quindi con la cronometro del Giro delle Miniere, abbiamo anche a Cagliari un triathlon internazionale e qualche altro grosso evento. E reggiamo, Giro delle Miniere quest'anno arriva alla 19ª edizione, quindi tanto di cappello all'organizzatore perché negli anni è riuscito a portarlo avanti nonostante le difficoltà economiche. Lo ha detto in sede di conferenza stampa, il ciclismo è l'unico sport che realmente permette la promozione vera del territorio. Oggi a Pabilloni ce ne siamo accorti una volta di più. Ma sì, ho detto in sede di, come hai detto tu, di conferenza stampa, è difficilissimo che un turista che viene in Sardegna per il turismo balneare, quindi per le nostre meraviglie, le nostre spiagge, difficilmente entra nell'entroterra, e il ciclismo oggi, dati alla mano, è uno degli sport che meglio consente di portare nelle nostre località interne extra persone da fuori regione ma anche da fuori nazione.
2 giugno, festa della Repubblica, il podio di Pabillonis si sta arricchendo di maglie tricolori, assegnati titoli italiani a cronometro. Ne parliamo con il sindaco Riccardo Sanna, con l'assessore allo sport del comune di Pabillonis, Marco Sanna. Partiamo proprio dal sindaco, un grande piacere ricevere anche quest'anno la carovana del Giro delle Miniere. Assolutamente sì, per noi è un onore. Per la terza volta partecipiamo, quindi prendiamo parte attiva a questa bellissima manifestazione. Gli iscritti, i ciclisti iscritti alla gara erano davvero tanti, l'organizzazione è stata impeccabile, per questo ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, dalla protezione civile, ai carabinieri, alla polizia municipale e a tutti i volontari che sono prestati. Marco Sanna, assessore allo sport, anche quest'anno direi il paese si è fermato per assistere alla tappa. Sì, il paese si ferma, ci dà una mano, ci dà supporto e si cresce, insomma, nascono le idee da queste attività che vengono da fuori perché ci è stata portata, quindi non possiamo che cogliere l'occasione per poter crescere noi nel nostro interno e venire fuori e dare qualcosa, offrire qualcosa in più a chi viene a visitarci. Pabillonis si è dimostrato paese vivo dal punto di vista sportivo, immagino ci sia qualcosa in programma a livello di iniziative anche in estate. Assolutamente sì, diciamo che negli ultimi anni è cresciuto molto questo, diciamo, al di là anche del ciclismo. L'affluenza anche negli impianti sportivi, gli iscritti nelle altre società sportive che praticano diverse discipline è abbastanza consistente e questo ci fa molto piacere. Tappa pianeggiante, questa è terra di grandi pianure, però vicino ci sono le salite, come ha detto in conferenza stampa, e allora questo può essere non solo un punto di passaggio, ma un punto di approdo per i ciclisti. Sì, un punto di approdo e un punto di partenza. Abbiamo il Linas che non è lontano, quindi diciamo che partendo da Pabillonis ci si riscalda per le salite, e abbiamo la Marmilla comunque dietro, che è un mangia e bevi che ti mette alla prova. Noi siamo qui, aspettiamo tutti e come sempre, insomma, lo sport è ciò che lega di più le persone. Il ciclismo fa credere in te stesso, ti devi dare per offrire lo spettacolo. E quindi la carovana del ciclismo è uno dei momenti fondamentali di aggregazione dello sport, dove non raccogli tante persone, non è solo il guardare, ma lo vivi da dentro, perché comunque lo sprint ti dà qualcosa in più, senza togliere niente agli altri sport, però uno ci si lega, insomma, a qualcos'altro. L'ha detto il presidente federale DC, sarebbe stato difficile senza il Giro delle Miniere far conoscere Pabillonis a un atleta che magari arriva dal Belgio, dall'Olanda, dall'Ungheria. Il ciclismo dà invece questa possibilità. Assolutamente sì. Il paese è un paese, come abbiamo detto anche in conferenza, è un po' un paese di passaggio, quindi non è facile. Però cerchiamo di coinvolgere tutti, cerchiamo di coinvolgere non solo la Sardegna, ma anche l'Europa non è lontana, quindi voglio dire, i viaggi sono corti, se si vuol venire a trovarci noi siamo qui.